questo volevo passare al professor Francesco Saita. Allora, una cosa che mi ha stupito è questo studio OCSE che sulla conoscenza di queste materie economico-finanziarie, no? Che vede l'Italia, ahimè, come spesso capita, negli ultimi posti come sotto la media di questi 13 paesi che hanno partecipato a questo studio PISA. Ecco, perché noi siamo così indietro e qual è? Mi faccia una fotografia, la situazione in Italia e all'estero rispetto a questa conoscenza economico-finanziaria. Grazie mille. Allora, diciamo, premesso che per dare un attimo il quadro, io in Bocconi dirigo il CARIFIN, che è il centro di ricerca applicato in finanza, che è anche quello che di fatto ha partecipato a diverse iniziative di educazione finanziaria. Non sono coinvolto in questa iniziativa, che trovo stupenda, quindi dico che non sono coinvolto con rammarico perché è veramente bellissima, ma condivido in pieno lo spirito che è stato testimoniato dal dottor Galli e dal dottor Giunti. In questa area noi per esempio abbiamo fatto progetti sia nelle scuole superiori con City Foundation New York, sia sulla parte educazione e rischi con Fondazione ANE e Forum dei Consumatori, partendo dallo stesso tipo di esigenza, cioè dallo sconcerto, se posso usare questo termine, per i dati che emergevano già nelle survey internazionali che citava il dottor Gallia, combinati con la percezione che in Italia fosse ancora più urgente che nel resto del mondo. Allora, perché è importante a livello internazionale? Perché c'è una fortissima sensibilità sul tema della financial education che è partita già prima della crisi e dopo la crisi è esplosa, perché effettivamente ci si è resi conto che moltissimi dei problemi anche negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni derivavano da famiglie completamente incapaci di riuscire a calcolare che debito avrebbero potuto ripagare. Il peso è stato dato soprattutto sulle banche, ma c'era una componente dove i nuclei familiari americani ci hanno messo del loro in maniera significativa. Il subprime, no? Esatto. Su questo, diciamo, per dare un po' il dato di un paio di domande semplici, ma che danno un po' l'idea della situazione, per esempio su domande fatte agli adulti americani del tipo: se hai $100 in un conto corrente che rende il 2% all'anno per 5 anni, a scadenza quanto avrai? Più di $102, esattamente 102, meno di 102 o non so, dove non è questione di fare calcoli complicati, vuol dire capire che prendo il 2% tutti gli anni, non mi chiedono se è 110 o esattamente quanto, ma più di 102, un terzo sbaglia, no? E quindi il 64% degli adulti dà una risposta corretta, il 36% no. Più o meno percentuali simili alla domanda: il tuo conto corrente ha un rendimento dell'1%, l'inflazione è il 2%, l'anno prossimo puoi comprare più cose o meno cose o le stesse, così. Anche qua uno su tre sbaglia. Di solito, tra l'altro, con percentuali più alte, questo cambia da paese a paese, per le donne, di percentuali più alti di errore, e percentuali molto più alte di errore chiaramente per chi è parte di nuclei meno educati.